giornata Summer Cup, Huracan Boy contro Blue Island, il risultato vede in vantaggio per 2-1 i Blue Island con i gol di Sika Junior e Salvatore Cimmino. Comunque siamo alle battute iniziali del secondo tempo, la partita fino ad ora è stata abbastanza equilibrata, sono stati gli episodi e magari la poca cinicità degli Huracan sotto porta a portare il risultato sul 2-1. Buonissima la palla adesso a cercare Ciachi, ma aveva seguito Attanasio. È Attanasio il cognome? Anastasio, scusatemi, Anastasio, ho sbagliato io. Sika Junior ancora, sì ho sbagliato. Sika Senior. Serve ancora il fratello che cerca di riaprire. Poi Ciachi il tiro improvviso. Col pallone che finisce sul fondo. Portiere Lombardi. Lombardi in avanti a cercare Fusco. Sbaglia ancora una volta Anastasio. Vince un rimpallo. Poi centralmente per Fusco, forse il pallone è troppo lungo. Non riesce a tenerlo in campo il numero 10 della formazione bianconera, Carmine Petta. Centralmente per Sika, lascia scivolare ancora per Sika. Poi il passaggio lungo, Sika sbaglia lo stop ma riesce a intervenire ugualmente. Poi il tiro davanti al portiere che Lombardi si conferma un grandissimo portiere. Nell'uno contro uno Fusco mantiene palla, poi si gira benissimo su Ciachi. Ancora Fusco. E poi interviene perfettamente Vincenzo Orlando sul pallone facendolo suo. Serve subito sulla corsa Ciachi. Ciachi ha spazio davanti a sé. Cerca il pallone in avanti. Falco interviene solo per un attimo. Ancora Sika. Sika il passaggio tra le linee a cercare ancora Ciachi, che forse era in fuorigioco, però questo non lo sapremo mai. Fallo su Fusco. Serve Anastasio. Centralmente la palla passa tra mille gambe. Poi infine De Luca il tiro. Forse troppo d'esterno il pallone, finisce sul fondo. Tiro di De Luca. Ancora Falco, anticipa alla grandissima. Poi Anastasio, ancora per Fusco, bellissimo l'1-2. Oh, Anastasio prende male il pallone, che resta. Resta di qua, che culo. Ciao Ivone, ciao. Ancora Orlando. Serve Ciachi sulla corsa. Centralmente sbaglia il passaggio, interviene De Luca. Poi Falco. Palla in avanti a cercare Anastasio, interviene addirittura con i piedi a terra Salvatore Cimino di testa. Poi Sika centralmente mantiene il possesso palla, cerca di gestire Carmine Petta. Ancora Carmine Petta. Il passaggio lungo forse troppo per Ciachi, che nonostante l'ottima velocità non sarebbe mai potuto arrivare su un passaggio così tanto lungo. Ancora si riparte da Lombardi che cerca in avanti De Luca. Il passaggio arretrato di sponda per Anastasio prende un po' abbastanza controtempo. Poi alla fine Falco mette in avanti alla cieca Orlando, subito lunga per Sika. Ancora per Ciachi, allarga bene su Petta. Petta sulla sinistra, serve ancora Sika Junior. Il tiro questa volta ribattuto in calcio d'angolo, così almeno redarguisce l'arbitro stanziano Sandro alla 314esima direzione stagionale. Petta al centro a servire Cimmino, che lascia rimbalzare il pallone a terra. Forse avrebbe dovuto colpire di prima intenzione, ma chissà. Insomma, Falco, palla in avanti alla cieca. Fusco si lamenta naturalmente per l'occasionissima sprecata. Ancora Orlando, Ciachi, Salvatore Cimmino. Il passaggio a cercare ancora Petta, centralmente per Sika, l'era buona a servire il fratello. Poi al centro Falco interviene solo per un attimo, ma i Blue Island cercano il vantaggio di incrementarlo. Naturalmente sono già 2-1. Seguiamo un'ultimissima azione, Carmine Petta, serve Salvatore Cimino, si coordina per il tiro, a giro, ribattuto, poi indietro tutta per Orlando che stoppa di petto il pallone, poi lo rimette in avanti alla cieca, ma serve benissimo Petta, lo stop sbagliato. Ancora Sika. Sika mantiene il possesso palla. Sika. Poi Cimmino. Ciachi sbaglia il passaggio. Anastasio ancora il passaggio a cercare Fusco. Fusco si coordina per il tiro, il passaggio e poi finisce in calcio d'angolo il pallone. Chiudiamo qui il collegamento.